Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto alle persone che hanno telefonato nel frattempo, la Manuela va via a una certa ora. È inutile che telefonate dopo chiedendo dell'Emanuela quando l'Emanuela è già andata via. E questo tanto per quanto riguarda le persone. Dopodiché questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, in questa trasmissione intanto vi ricordo che ci troviamo venerdì 19 aprile alle ore dalle 20:15 alle 20:40 in via Montello 66 per il dibattito sulla stregoneria. In quel dibattito affrontiamo la sospensione del giudizio e entreremo nei mondi della percezione. Nei mondi della percezione non si può assolutamente parlare, dei mondi della percezione si può soltanto dire gli strumenti per entrarci. Una volta che ci si entra nei mondi della percezione, ciò che si percepisce è ciò che si è costruiti. Ebbene, io mi limiterò soltanto a raccontare alcuni strumenti per entrare nel mondo della percezione e mi fermerò a quegli strumenti. Perché? Perché mi interessa portare le persone a costruire la propria vita e ad affrontare la propria vita anziché dire come le persone affrontano la loro vita. Cioè, in pratica insegnerò quali sono gli strumenti per affrontare il mondo, ma la lettura del mondo nei mondi a percezione appartiene alla singola persona. Allora, l'appuntamento è per venerdì 19 aprile dalle ore 20:15 alle 20:40. Ci troviamo in via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, a Marostica appunto, e dopo da raggiungeremo la sala dei dibattiti. Ok, detto questo, di cosa parliamo oggi? Oggi, stasera, voglio parlarvi di un argomento un po' particolare, ed è un argomento che tratteremo in uno degli ultimi dibattiti di stregoneria, è l'intento. Però dell'intento vi parlerò soltanto per quanto riguarda e il crogiolo del male. Vi ricordo che su internet il crogiolo del male lo trovate tutto e ve lo potete tranquillamente stampare, e su internet trovate tutti i nostri lavori. Quei siti stanno diventando a livello mondiale un punto di riferimento di tutte le persone che stanno costruendo la propria stregoneria. Per cui tutte le persone stanno facendo riferimento a quei siti proprio per costruire i loro percorsi di conoscenza. Bene, quei siti ultimamente abbiamo messo anche degli altri pezzi. L'ultimo pezzo che io ho aggiunto sui siti è i pezzi relativi al buddismo, cioè le verità buddiste viste dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Questi pezzi che vanno praticamente a trattare quelle che sono le quattro nobili verità del buddismo, oppure l'ottuplice sentiero, che sarebbe la via della conoscenza, il modo di comportarsi dei buddisti, oppure quello che è le otto liberazioni, oppure quello che è le quattro basi del potere. Ebbene, questi pezzi con le quattro nobili verità sono stati commentati dal punto di vista della stregoneria. Voi sapete che, parlando dei microfoni di questa radio, io vi ho spiegato come il paganesimo politeista e la stregoneria siano dei sistemi attraverso i quali l'uomo costruisce se stesso. Cioè, per il pagano politeista e la stregoneria, la vita non è altro che
un modo per plasmare il proprio corpo luminoso. Pertanto il vivere per sfida, affrontare le contraddizioni della vita, è un elemento fondamentale di quello che è la pratica religiosa del paganesimo politeista. Naturalmente al mondo non esistono solo cristiani e pagani politeisti, esistono altre persone, cioè altri sistemi di pensiero. Ebbene, per gli altri sistemi di pensiero affrontiamo quello che è il buddismo. Ora, per noi cristianesimo in tutte le sue sfaccettature, cioè cattolicesimo, protestanti, eccetera, Islam e ebrei sono esattamente la stessa e identica cosa. Pertanto, quando io accuso i cattolici, accuso contemporaneamente anche gli ebrei e accuso contemporaneamente anche l'Islam. Pertanto non mi metto a fare un lavoro di ricerca sugli ebrei e sull'Islam, perché tutti e tre fanno capo allo stesso libro fondamentale che è la Bibbia, fatto per i cattolici che è il punto di riferimento in questo paese, cioè la mafia, i criminali, gli assassini di questo paese, l'ho fatto per tutti e tre. Naturalmente se lo facessi in un paese islamico dovrei farlo per riferito all'Islam, però varrebbe comunque per tutti e tre. Fuori da questo esistono altre religioni da commentare, ed essenzialmente sono gli induisti, sono i buddisti, sono i taoisti, sono i confuciani. I confuciani però non sono una vera e propria religione, sono una filosofia comportamentale che viene elevata anche a livello quasi religioso, ma comunque è una filosofia comportamentale, e poche altre cose insomma che possono avere importanza. Per quanto riguarda queste, del taoismo noi siamo vicini a quello che è l'espressione filosofica del taoismo, perché riconosce che lo sconosciuto che ci circonda è infinitamente più grande del conosciuto. Per gli induisti siamo abbastanza vicini per quanto riguarda i Veda antichi, cioè i testi antichi. Siamo meno vicini e molto più lontani per quanto riguarda la pratica moderna, anche perché riteniamo che tutto quello che è il paganesimo occidentale in realtà abbia vissuto una trasformazione da quello che erano gli antichi Veda, per cui gli antichi Veda, portati attraverso le immigrazioni ariane o portati attraverso gli Achei o portati attraverso i movimenti, attraverso l'Iran, attraverso il Mar Egeo, praticamente sono arrivati qui da noi. La religione di Roma antica non era altro che una variante della religione vedica. I druidi erano una variante, i druidi celti erano una variante della religione vedica, e la stessa religiosità greca è una variante della religione vedica, per cui abbiamo un po' un rapporto con gli induisti antichi e abbiamo un po' meno rapporti con gli induisti moderni. Poi, tolti questi, diciamo che rimane delle grandi religioni, rimane soltanto il buddismo. Il buddismo ha delle caratteristiche di aggressività e di dinamicità tali da rappresentare un suo universalismo, cioè una sua religione universalistica che ha lo scopo o la pretesa di sostituire proprio le religioni rivelate, il cristianesimo e le altre, come punto di riferimento degli uomini. E allora il paganesimo politeista chiaramente deve analizzare anche questa situazione, cioè il paganesimo politeista deve analizzare anche quel tipo di dottrina e vedere dove sono le assonanze e dove sono le divergenze. Bene, in questo trattato che è stato fatto fra la fine del 2001 e l'inizio del 2002, c'è il commento della stregoneria su una serie di pezzi importanti di quello che è il buddismo dottrinale, diciamo. E tratta essenzialmente del commento alle quattro nobili verità buddiste, vi ricordo tutta la vita è dolore, il mondo è pieno di dolore, il dolore si annienta annientando la volontà di vivere, eccetera. Poi tratta del sistema che è il buddismo per uscire dal dolore, che è
il nobile ottuplice sentiero. Il nobile ottuplice sentiero, cos'è un monaci, la retta opinione, cosa è la retta intenzione, cos'è la retta parola, cos'è la retta azione, cos'è la retta vita, cos'è il retto esercizio, cos'è la retta consapevolezza, eccetera. E naturalmente a quelle che sono le ipotesi buddiste vengono affiancate quello che è invece la visione del mondo del paganesimo politeista e della stregoneria. E il discorso prosegue, il discorso di prosegue con il discorso delle cause. Il discorso delle cause, che è preso dal Mananidana Suttanta, non so esattamente come si dice, ed è la lettura delle cause che conducono al dolore e che conducono al non dolore. E anche questo è un trattato dottrinale che abbiamo analizzato dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. Abbiamo poi continuato l'analisi con le otto liberazioni. Le otto liberazioni, sempre del Mahanidana Suttanta, hanno chiaramente una visione che è diversa da quella che è la stregoneria. E oltre alle otto liberazioni abbiamo analizzato anche il concetto di potere nel buddismo, ed è le quattro basi dei poteri. Bon. Tutto questo è stato analizzato, tutto questo è stato sistemato per quello chiaramente che possiamo fare. Tutto questo è entrato a far parte di internet e sul sito di Lycos, vi ricordo i miei siti, il mio sito principale è praticamente http://utenti.lycos.it/Claudio Simeoni, farà Claudio Simeoni il trattino di sottolineatura, /index.htm, voi arrivate sul sito e vi potete trovare questi testi. Oltre a questi testi vi trovate tutto il libro del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, vi trovate e i link per arrivare a tutte le pagine possibili, vi trovate il libro dell'Anticristo, vi trovate il crogiolo dello stregone, potete saltare e andare al crogiolo del male e leggervi i pezzi della presentazione di Esiodo e tutti gli altri pezzi che abbiamo fatto fino adesso e saltare alla Federazione Pagana e leggervi i testi del paganesimo. Bene, col crogiolo del male invece parliamo stasera di un pezzo particolare ed è l'intento. Dell'intento io terrò un dibattito che parlerà dell'intento e in quel dibattito spiegherò l'intento dal punto di vista della stregoneria. In pratica l'intento è l'essenza stessa della stregoneria e della trasformazione dell'uomo. Però stasera non vi parlo dell'intento dal punto di vista della stregoneria e dal punto di vista della trasformazione dell'uomo, ma vi leggo dal crogiolo del male come viene distrutto l'intento nelle persone. Perché faccio questo? Perché quando un apprendista stregone pratica l'intento, in realtà cammina nel fuoco. Cosa significa? Significa che la stregoneria mette in atto tante azioni all'interno del mondo della ragione per i suoi fini e per i suoi obiettivi. Bene, però l'apprendista stregone non è legato al mondo della ragione. L'apprendista stregone è legato all'intento. Pertanto, qualunque cosa viene fatto a un apprendista stregone, sì, avrà i coglioni girati, avrà un peso da portare sulle spalle, avrà dei problemi che si aggiungono, però tutto quello che viene fatto non farà altro che favorire l'intento. Ebbene, per riuscire a comprendere cosa vuol dire l'intento, non è quasi possibile se non praticandolo, se non praticando prima le proprie intenzioni e poi
soggettivando la spinta che in tutto l'universo viene ad esprimersi in ogni essere. Ed è una cosa che non si può descrivere, se non dire che l'intento nella ragione diventa l'intenzione, diventano le mie intenzioni. Solo che le mie intenzioni sono una frazione soggettivata, infima, piccolissima, di quelli che sono i movimenti dell'universo. Cioè il grande intento dell'universo viene tradotto e stuprato dalla mia ragione, trasformato in intenzioni. Ma io non sono ragione, io vivo delle spinte emozionali, vivo delle tensioni, vivo tutta una serie di forze che passano attraverso me e che spingono per esprimersi nell'esterno. Bene, quelle forze obbediscono a una frazione di intento infinitamente diversa di quella che io posso pensare. Però quelle forze sono legate alla mia necessità d'esistenza. Ebbene, l'intento si esprime attraverso esse e le modifica, cioè modifica anche le forze che da me vanno fuori. E questo è il grande lavoro degli dèi attraverso l'essere umano e attraverso loro stessi. Io questa sera vi leggerò l'intento come viene distrutto dai cristiani nelle persone. Intento, il respiro e la forza attraverso la quale si esprime l'intento, attraversano e costruiscono l'individuo. Lo spingono a trasformarsi modificandolo attraverso la soluzione delle contraddizioni nell'esistenza. Il crocevia del male deve impedire all'individuo di agire obbedendo alla forza di intento. Deve impedire all'essere umano di farsi intento. Intento si esprime attraverso volontà. Quando la ragione media, la spinta di intento sull'individuo attraverso l'adattamento alla sua descrizione, si chiama intenzione. Lo scontro per bloccare intento non è lo scontro fra intento e intenzione, ma fra volontà e ragione. Il nocciolo del contendere è l'essere umano, che deve trovare un equilibrio per usare la ragione nel quotidiano e la volontà nell'azione per costruire la sua esistenza, dove la dilatazione della ragione permette di avvicinare l'intenzione descritta all'intento percepito. L'azione del crogiolo del male è quella di imporre la ragione, ma non una ragione vasta, cosciente e consapevole del proprio ruolo all'interno del divenire dell'essere umano, ma una ragione monca, menomata, ristretta, con fantasmi terribili a guardia dei suoi confini, confini che volontà non può valicare e attraverso i quali intento non può farsi percepire. L'intento del crogiolo del male è quello di bloccare lo sviluppo dell'essere umano, piegarlo a condizioni e volontà esterne, impedire di prendere nelle proprie mani il proprio divenire, piegare il pensato della ragione e dei fantasmi imposti aprioristicamente, bloccare i flussi dell'energia vitale per nutrire la volontà ed intenzioni estranee. In definitiva, il crogiolo del male deve bloccare l'espansione dell'individuo in tutti i campi in cui questa espansione possa avvenire, sia nella descrizione che nella percezione. L'intento del crogiolo del male si riversa sull'individuo come atto impositivo di fattori a lui estranei, incontrollabili, inverificabili. L'individuo subisce tutto questo come atto di fiducia passiva, perché non ha termini di confronto per stabilire cosa produrrà quanto sta subendo. Non avendo termini di paragone, egli parte dal presupposto che quanto sta subendo non è cosa estranea al suo sviluppo, ma parte integrante e naturale del suo crescere. Il crogiolo del male tende un agguato all'essere umano quando questo non è in grado di difendersi. L'agguato è teso da coloro dai quali l'essere umano dipende per la soddisfazione dei propri bisogni. Dal momento che costoro soddisfano i suoi bisogni primari e necessari, l'essere umano non ha motivo di presupporre che salvo quei bisogni tutto il resto è organizzato al fine di distruggere il suo divenire e renderlo dipendente da fattori che bloccheranno la sua crescita quando a volontà esterne a lui conviene.
Leggiamo da Storia delle donne l'Ottocento di Duby e Perot. I doveri ottocenteschi di una madre cattolica, quelli della devozione, del sacrificio, dell'educazione religiosa, si esplicavano nella consapevolezza che la relazione materna e filiale era legata al fragile filo dell'esistenza. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia che non era punto superstiziosa, ma saldissima e esattissima nella credenza cristiana e negli esercizi della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma li invidiava intimamente e sinceramente, perché questi erano volati in paradiso senza pericoli e avevano liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava Dio che li facesse morire, perché la religione non lo permetteva, ma gioiva cordialmente e vedendo piangersi o affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa e portava un vero e sensibile dispetto. Come darle torto a questa donna? L'intento di vivere era stato ridotto alla costrizione di produrre bestiame, al quale togliere l'intento. Non partoriva figli per obbedire al proprio intento. Ma partoriva figli per intenzioni non sue. Ogni parto era uno stupro di cui la religione cattolica era la mandante e l'esecutrice. Mandante ed esecutrice, come possiamo rilevare da altra pagina dello stesso libro. Un rapporto precoce con la preghiera, felice risultato dell'iniziazione materna, è presente in molta geografia ottocentesca, non sfiorata dal sospetto di naturali disposizioni infantili alla ripetitività ludica. A 6 mesi, Jean-Baptiste Marie Vianney, il futuro curato santo di Ars, è la coscienza vigile della madre che lo ha educato al segno della croce prima dei pasti, la sollecita in caso di dimenticanza e i consigli spirituali verso i piccoli credenti esortano alla misura. Monsignor Dufoutré ribadisce che il rapporto fra devozioni e pratiche esteriori non è quantitativo e consigliava di non eccedere nelle preghiere e negli esercizi di pietà. Nella seconda metà dell'Ottocento la devozione delle bambine diventa più fattiva e laboriosa, si ispira al decorativismo della fede adulta, incrementato dal culto mariano. L'età dell'autoconsumo religioso si basa nel mese di maggio, anche le bambine e le ragazze erigono altarini nelle loro stanze, molte come Caroline Bram hanno un petit oratoire personale. Le immagini sacre si femminilizzano, l'appassionata ossessione del corredo dilaga sui canivet, merletti finissimi di carta che circondano la figura del bambino Gesù e della Madonna, inspessiscono le pagine dei messali, duplici oggetti di desiderio per le devote collezioniste, prove di fede e pegni di amicizia. Il decreto pontificio di Quam Singulari, che nel 1910 autorizza la comunione privata, ne amplifica la diffusione. Un'immagine sacra col nome e un passo del Vangelo, scelto a misura della giovane età della comunicanda, partecipa all'evento. Prima tappa consapevole non solo della biografia spirituale, ma di un'intera esistenza socio-sentimentale. La vita femminile nel suo primo periodo si svolge fra due veli candidi, il velo della prima comunione e il velo nuziale. Questo è un esempio di come si agisce sui bambini per strappare loro l'intento. L'intento viene distrutto per sottometterli a volontà estranee, a volontà che non sono il prodotto del loro esistere nella forza della loro germinazione, ma sono volontà il cui intento è distruggere la loro determinazione attraverso la quale affrontare la loro esistenza. L'intento della vita viene annientato e sostituito con l'intenzione della devozione ad una volontà estranea. L'azione dell'adulto è feroce e consapevole. La consapevolezza dell'adulto è nella netta percezione della propria sconfitta davanti alla vita. Una sconfitta che deve necessariamente riprodurre nell'individuo
chi gli sta di fronte. Egli non può specchiarsi in chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, in chi dilata se stesso. Il bambino gli sta davanti come uno specchio. In quello specchio egli non può vedere il suo fallimento nella sottomissione, e per non vederlo deve riprodurre la sottomissione nel bambino. Così può continuare ad ingannarsi. Ecco, il bambino uguale a me non ha mangiato il frutto della vita eterna per vivere in eterno. Anch'egli metterà fine alla sua sequenza di mutamenti come me. L'intento della vita è stato distrutto. Affinché l'intento non possa presentare l'adulto, ha agito cristianamente. Ha fatto in modo che la ragione del bambino sia rattrappita, la più piccola possibile, la circondata di tutti i fantasmi di cui lui ha paura. Ha imposto la costrizione sessuale, ha imposto la fatica del lavoro, ha imposto l'obbedienza più totale. Intento è stato sostituito da intenzione. Ma non l'intenzione della ragione che chiede di svilupparsi e che comunque si pone un obiettivo da raggiungere, ma l'intenzione pronta ad uccidere ogni intento affinché questo non si affaccia alla ragione e non cerchi di costringere l'individuo a costruire dei cammini che comunque lo possono portare a cogliere dall'albero della vita eterna. Si è già detto come intento sia la forza che spinge volontà e come volontà sia la forza di crescita del singolo individuo. L'individuo quando nasce non ha nulla della ragione, non descrive il mondo, ma è spinto da una forza incessante che gli impone di crescere come primo bisogno della sua esistenza. La volontà, abbiamo visto, come viene strappata e distrutta, sostituendola con volere che diventa volere di appropriazione funzionale al crogiolo del male. Così intento viene sostituito con intenzione, quale frutto della descrizione. Perché fai questo? Quali sono le tue intenzioni? Le tue intenzioni sono certamente quelle che io penso che siano le tue intenzioni. Tu non ti puoi permettere di esprimere intenzioni diverse da quanto l'esercizio del mio controllo su di te è in grado di definire. Perché non ammetti che il tuo intendimento è quello che dico io? Perché continui ad affermare cose diverse, cose folli, che io non capisco? Su via, i ferri roventi, alla tortura. Finché non ammetterai di agire con l'intendimento che io affermo che tu agisci. Eppure si ostina il pazzo ad affermare cose diverse dalle mie. Come può essere che egli sia spinto da quanto afferma o da qualcosa di simile di quanto egli afferma? Io sono creato di immagine e somiglianza del Dio creatore. Io posso sapere ogni cosa perché sono uguale a Dio, e qualunque cosa tu affermi ti spinga ad agire, certamente è il demonio che si serve del tuo pazzo cervello, alla tortura finché non risavisca. Questo è il modo di ragionare del cristiano. Il cristiano non costruisce se stesso, non alimenta il proprio divenire e ritiene chi lo fa arrogante, non pretende, non comprende e non si sottomette chi non si sottomette alla sua ignoranza. Il cristiano ha ucciso intento dentro di lui, o al peggio ha permesso che qualcuno uccidesse intento dentro di lui. Pertanto si ritiene autorizzato da chi non si conforma al suo agire e chi non lo fa a considerarlo come un pazzo. Un cristiano non è più in grado di riconoscere intento, non è più in grado di riconoscere la forza che spinge gli esseri umani a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Questa appartiene al potere di essere, il potere di essere a cui il cristiano ha rinunciato per appartenere ad un Dio padrone, e per questo vivendo non solo attraverso il potere di avere come espressione dell'appropriazione, ma peggio ancora attraverso la pulsione di morte come arte di distruzione del presente e in particolar modo dell'intento degli individui della propria specie. E la distruzione dell'intento nei bambini affinché crescano vuoti e desiderosi di essere posseduti da un Dio padrone e di possedere stuprando altri esseri umani. Il mettere in ginocchio, la tortura, l'infibulazione, la circoncisione, il battesimo, sono tutti sistemi attraverso i quali manifestare la proprietà sull'individuo, in ginocchio, infibulato, circoscritto, marchiato, battezzato. E la distruzione dell'intento nelle culture diverse attraverso la distruzione del loro divenire culturale
operata dai missionari cristiani e la distruzione dell'intento operato dal comando sociale nei confronti di ogni essere umano che rivendicava il proprio potere di essere, reclamando giustizia attraverso galere, torture e manicomi. Due grandi criminali cristiani, anche se forse qualcuno non ne rivendicava l'appartenenza, si sono presentati in questo secolo, il cui scopo era quello di distruggere l'intento della costruzione del proprio divenire degli esseri umani, rendendoli schiavi. Ce ne sono altri, ma vale questi due come esempio. Il primo è Martin Luther King. Fece della sottomissione la regola della sua predicazione. Chiedeva il rispetto di individui sottomessi, il rispetto della loro sottomissione in quanto sottomissione. Con questo aiutò la CIA a distribuire eroina nei ghetti neri, poveri, per sconfiggere il respiro di libertà, che in quel periodo era di Malcolm X e del Black Panther Party. Il risultato del suo lavoro è che la parità i neri l'avranno quando impareranno la regola del più forte o del più furbo, che ruba il più debole, e quando impareranno che il potere di avere è la regola della loro esistenza, in pratica, quando gli schiavi accetteranno di essere schiavi e al massimo sarà consentito loro di gareggiare con i padroni per schiavizzare qualcun altro a loro volta. L'altro è Mahatma Gandhi. Insegnò il piacere della sottomissione, distruggendo il divenire magico dell'India. Lo scopo di Luther King e Gandhi era quello di distruggere l'intento degli esseri umani. Per i cristiani, questi sono esempi da imitare, anche se i cattolici preferiscono criminali simili del calibro di quelli che loro chiamano Padre Pio o Teresa di Calcutta. Ma dal punto di vista del potere di essere, della determinazione dell'individuo, dal punto di vista della vita, questi erano dei criminali che aiutavano il Dio cristiano a condurre gli esseri umani al macello, aiutando la sofferenza e costrizioni a prevalere sul bisogno di determinazione e giustizia di ogni essere umano. Non c'è libertà di trafficare in schiavi. La libertà si costruisce quando il traffico di schiavi non esiste più, né si tollera un suo apparire neppure nelle condizioni più lievi. In quelle condizioni riappare l'intento negli individui e incomincia il cammino per costruire gli esseri umani nell'infinito dei mutamenti. Cosa può fare dunque un essere umano che si muove spinto da intenzioni non sue, ma intenzioni che appartengono all'abitudine della sottomissione? Serrare i pugni e i denti e mescolare il proprio crogiolo. L'intento è il soffio dell'infinito che ci circonda. L'intento è espresso da ogni coscienza di sé che marcia lungo il sé. Quando si serrano i pugni e si proclama il diritto alla propria esistenza, il soffio di intento si è fatto sentire, nonostante il condizionamento educazionale dell'individuo. Quel soffio può essere solo un attimo. Sta all'essere umano afferrare l'attimo, incubarlo, nutrirlo fino a farsi avvolgere. I cristiani sentono qualche volta il soffio di intento, lo scacciano, ne hanno paura. Subito si mettono a pregare affinché il loro Dio padrone allontani la tentazione di libertà. Pregando, rinnovano la sottomissione. Pregando, dicono a intento, vattene, io sono bestiame del Dio padrone e non permetterò a nessuno di allontanarmi dal suo macello. Io non ti permetto di trasformarmi in un Dio per divenire nell'eternità dei mutamenti. Io voglio essere sacrificato al mio Dio, il Dio padrone. A volte il desiderio di sottomissione è così forte che i cristiani chiamano costoro martiri della fede. Sono coloro che, pur di distruggere l'intento negli esseri umani, hanno sacrificato se stessi. I cristiani omettono di dire che costoro erano solo morti che camminavano. Avevano distrutto a tal punto intento dentro di loro da essere assolutamente vuoti. Rimanevano nella vita fisica soltanto finché era data loro l'opportunità di distruggere l'intento in altri individui. Lo fanno i missionari questo, eh? Quando questo veniva loro impedito, facevano resistenza al punto tale da morire. La pulsione di morte alimenta il bisogno di diffondere. Pulsione di morte. Il crogiolo del male ha come scopo la distruzione del divenire dell'essere umano. Questa distruzione è un atto quotidiano, sistematico, non lascia nulla al caso, tutto è programmato. L'intento soffia sempre scuotendo gli individui.
Il crogiolo del male non è in grado di fermare quel soffio, ma può distruggere il Dio che cresce dentro gli esseri umani affinché non percepiscano quel soffio né diventino sufficientemente veloci per farlo proprio. Per questo motivo il pazzo di Nazareth nei quattro Vangeli ufficiali attraverso la Palestina scacciando i demoni. Il suo scopo è quello di distruggere il Dio che cresce dentro ogni essere umano per poterlo mettere in ginocchio. Il suo scopo è quello di trasformare l'essere umano da un Dio che costruisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti in bestiame da macello al servizio del padrone che egli spaccia suo padre e di tanti padroni macellai che rappresentano. Ma il vento soffia ancora, ed è il vento dell'intento. Bene, cosa significa tutto questo? Significa che noi siamo comunque circondati dagli dèi, sia che vogliamo riconoscerlo o che non lo vogliamo riconoscere. Le persone sono educate a vivere nel mondo della ragione. Il mondo della ragione rende le persone cieche rispetto agli infiniti mondi che ci sono attorno. E quando parlo di infiniti mondi, non intendo mondi diversi da quello nel quale stiamo vivendo, ma modi diversi di percepire il mondo nel quale noi stiamo vivendo. Quando noi nasciamo, abbiamo il reticolato sinapsico tutto acceso. Bene, gli stimoli che ci arrivano dal mondo fanno spegnere e fanno organizzare il reticolato sinapsico in modo che sia funzionale al mondo che incontriamo. Quando noi nasciamo abbiamo una struttura di DNA. Bene, la struttura educazionale nella quale noi viviamo ci fa usare solo una parte di quel DNA. Quando noi nasciamo abbiamo un cervello. Abbiamo un cervello tutto insieme. Ebbene, la struttura educazionale ci fa usare soltanto la parte esterna del cervello, la corteccia cerebrale, e non la parte più antica. La parte più antica si fa comunque sentire, perché le sue emozioni, le sue tensioni, le forze della vita spingono all'interno della parte interna del cervello. La corteccia cerebrale vuole dominare l'individuo e sottometterlo. Dove va a parare tutto questo discorso? Questo discorso va a parare nella consapevolezza che il mondo sia infinitamente più grande di quanto la ragione sia in grado di concepire, e l'uomo, come essere della natura, è infinitamente più potente nella percezione del mondo di quanto la sua ragione possa immaginare. Questo discorso serve semplicemente per dire che, tutto sommato, quello che fa un apprendista stregone o un pagano politeista è quello di camminare nel mondo risvegliando gli dèi dentro se stessi. Certo, io potrei dire, posso vedere un mondo diverso da questo. Bene, quando io ho visto un mondo diverso da questo, non ho ottenuto niente, perché non ho costruito me stesso, non ho plasmato il mio corpo di energia, non ho costruito nient'altro. A meno che il mondo diverso da questo non mi serva a me per agire ed agire in quel mondo affinché l'azione in quel mondo non si riversi in questo mondo. E allora il discorso è completamente diverso. Allora sì, vado a praticare stregoneria perché posso agire su questo mondo partendo da un altro piano di percezione del mondo. Ma allora devo farmi intento. Se io esco dal mondo della ragione, perdo tutti gli obiettivi che ho nel mondo della ragione. Nel mondo in cui il tempo è sostanza, non vado a portare il bisogno, la mia tensione di vincere al superenalotto. Perché in quel mondo la mia tensione, il mio bisogno di vincere al superenalotto non esiste. Ma vado in quel mondo cercando di agire là dove dilato me stesso, dove il me stesso cresce, dove il me stesso può vivere un po' meglio, dove il me stesso ha meno ostacoli per la mia vita. Ma non esiste il superenalotto e non esiste neanche la possibilità di entrare
nella testa di Stefano e magari fargli cambiare le idee a Stefano. In quel mondo Stefano non esiste, o meglio, esiste una tensione di Stefano, ma il Stefano che io ho davanti agli occhi in quel mondo non esiste, per cui non vado in quel mondo per cambiare la testa a Stefano, ma vado in quel mondo per dilatare me stesso. Allora, se io entro in mondi diversi della percezione, entro e agisco con bisogni diversi, tensioni diversi, intenti diversi, piaceri diversi, solo che sono sempre me stesso, per cui ciò che i bisogni diversi sono sempre i miei bisogni, le mie tensioni sono sempre le mie tensioni, però non vado per vincere il Superenalotto, non vado per vincere il Totocalcio, non vado per avere il controllo di Stefano, per cui vado in quel mondo per dilatare me stesso. Però se io nel mondo di tutti i giorni ho degli ostacoli che mi impediscono la mia dilatazione, il mio sviluppo, entrando in quel mondo posso agire per aiutarmi a rimuovere quegli ostacoli. Per cui in quel mondo, nei mondi della percezione, io porto comunque me stesso, porto comunque le mie necessità, non porto la descrizione che io do delle mie necessità. Ho la necessità di vivere in maniera decente. In questo mondo penso che per vivere in maniera decente sia necessario vincere il Superenalotto. Quando vado nei mondi della percezione ho sempre la necessità di vivere in maniera decente, ma non ho la risoluzione che è quella di vincere il Superenalotto. Però posso fargli un mazzo tanto a un sacco di gente. Perché? Perché quella gente che mi rompe i coglioni qui oggi potrebbe rompermi i coglioni proprio nello sviluppo di me stesso e del mio intento, ed agire nei mondi della percezione mi consente di agire su quelle persone. Pertanto non è che io agisco su quelle persone perché io voglio agire su quelle persone, semplicemente quelle persone costruiscono nei miei confronti tutta una serie di ostacoli, ostacoli che io sì affronto nella vita quotidiana con i mezzi che ho, ma posso affrontare quelle persone qualora quelle persone incidono sull'intento, cioè sia una cosa importantissima per la mia vita, anche i mondi della percezione. E questo mio modo di agire voi lo troverete anche nella vita normale, cioè certi scoppi d'ira, certi modi di comportarsi, certi desideri, certe voglie, certi modi di essere, non è che agiscono soltanto sul piano della ragione, ma agiscono anche in mondi della percezione, perché in alcuni momenti saltate quello che è il mondo quotidiano. Bene, la forza che vi permette di fare questo e la forza a cui voi rispondete nel fare questo si chiama intento. Per cui rifletteteci un po' che cos'è l'intento. Noi nasciamo e moriamo. La vita media di un essere umano in questo paese è dai 75 agli 80 anni. Dopo non c'è più spazio. Bene. Telefonate 049 700 700 049 700 8. Pronto? Sì? Brucerai nel fuoco eterno dell'inferno, padani, aiutala! Gli imbecilli sono tanti, milioni di milioni. Pronto? Fatti venire le coliche renali e dimostrerai il tuo intento. No, non è offensivo questo, perché tu non sei un ubriacone. Comunque fatti venire le coliche renali, vedrai che il tuo intento funziona. Oh, oddio, scusa se sono duro, però molte robe che dici non sono falsità, sono verità. Però devi stare un po' attento. Ciao. Ciao. Avevo bisogno di conferme. Ok, conferma arrivata. Va bene, vediamo un attimino qualche notiziola di questi giorni. Ma sì, stiamo un po' alla telefonata. Pronto? Dimmi. Ciao, bello. Come butta? Butta che sono fuori di testa. Non da me ha più risposto via email. Lo so. Ho pensato che dovessi coglioni di dai. No, 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 assolutamente.
Buona, ma con quella. No, no, è che prova ad andare sul mio sito, poi vedi un po' come sono messo. Ma non si entra neanche. Come non si entra neanche? Col MEDIS viene fuori il XOM, viene fuori la... porco zio, viene fuori la pagina di presentazione della XOM e basta. L'ho fatta 12 fa. X... no, no, XOM, no, no, XOM. No, no, Tripod. Cioè, ex Tripod, Lycos. Ma anche là ho provato. Ma va. Venire fuori Tripod, Lycos, la presentazione. No, no, sì, 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 sì. No, no, no. Allora, tutte carte a pena, te do un minimo di riso, dai. Te sì? Sto su una boia di accompagnamento. Va bene. HTTP 2 punti barra barra. Solito. Utenti. Sì. Punto. Sì. Lycos, con la Y, no? Yes. Lycos.it. Yes. Barra. Claudio Simeoni col trattino in mezzo, però non con la C e la S maiuscola, è su quella S minuscola, sì, C e S minuscola, sì, barra, index, punto, HTM. Ma non le pie utenti Tripod? Eh no, questo mi ha cambiato indirizzo, no? Cioè mi ha cambiato tutto quanto. Dovessi arrivare ancora attraverso una strada strana, ma con Tripod non te arrivi più. Te l'avevo buttato, mi pare, i mail in lista, i nuovi indirizzi? Sì, lo buttai, sì. E sì, mi sì, sono sì. Pirlomane, io che ce hai. Va bene, non mi ha nessuna importanza, non ti preoccupare, sì, insomma. Ho smanettato, alla cazzo. Ne... oh, ma fincati là, si diverte a buttare un po' del fango a no, mura. Ma sapella quell'uomo là, non ha nessuna importanza, non esiste. Cioè... beh, insomma. No, ma sapella, non esiste l'uomo. È semplicemente uno che ha trovato divertente così mettersi al servizio di qualcuno che ha merda che esce dal culo, no, siccome ma, gli piace. No, ma quello è proprio buttare infamia pura, eh? È vero, no, perché è importantissimo che ci sia, perché ci permette di dimostrare com'è la, alcuni aspetti della realtà, guai se non ci fosse. Cioè per noi è importantissimo che ci sia. Qua, cioè, veramente, niente, abbiamo potuto dimostrare come avevamo ragione nella visita del mondo, proprio tra sia lui e anche altre persone, ma comunque lui, insomma, è molto importante. Cioè, un uomo che si presenta con 40 indirizzi email, 40, Che mito! Ma sono delle notte? Sì, lavora anche spesso di notte. È fondamentale, guai se non ci fosse, cioè, per noi è stato preziosissimo, insomma. Tu pensa che a un certo punto mi ha fatto tante pubblicità in giro, no? Sì, per sputanarmi, che me ne ha indirizzi dappertutto, cioè, ma, sta, guarda, veramente se non c'era dovevamo inventarselo, Cioè, sì, sì. Hai fatto pubblicità gratuita? Spacciami, cioè proprio... offende, cioè lui pensa di offendere, in realtà non è che offende, capito? Perché vuoi fare? Fai presto a tagliare una persona, insomma, ci metti poco. In realtà le persone dopo vanno a verificare, cioè non è che prendono per buono quello che lui dice, capito? Queste persone che se mega trovano, scrivendo Claudio Simeoni, vediamo i simeonisti, chi è, se cioè, lui ha fatto un'email dei simeonisti per torne per il culo, no? E c'è gente che a cercare Simeoni, mega trova e detto cazzo! Perché sì. Chissà chi che lascerà sto qua? Sì, cioè, è incredibile, veramente. Cioè. Ma quel che gli ha buttato i mail in list riferito a Sena è una porcata? Un ma si, a saperla, a saperla, è una cazzata. Vero. Ah, vai, a quello, guarda, la saperla, sto discorso qua, tanto fra poco farò un comunicato, per cui va benissimo, non ti preoccupare. Ah, ho capito. Non c'è problemi, va benissimo. Scusa, ti te vai in rassegna stampa adesso? Peccato perché mi vuoi se te mi dai qualche altra dritta sul discorso del lavoro interno del cervello che ti avevi attaccato 10 minuti fa. No, ma guarda che il lavoro interno del cervello, se no, perché non ancora capio. Perché loro va in cerca della macchinetta, no? Che funziona in un certo modo. In realtà il cervello non funziona in quel modo. Cioè parli tu dell'elettroencefalogramma? No, no, ma a parte l'elettroencefalogramma, ma tutti gli studi, no? Partono dal presupposto che sia una specie di computer. In realtà non funziona in quel modo, cioè funziona a strati e a sovrapposizioni. A strati e sovrapposizioni? Sì. Noi abbiamo una struttura nel cervello che si chiama corpo striato, ed è una struttura centrale sotto la corteccia cerebrale che attraversa tutto il cervello, no?
All'inizio del mio percorso di stregoneria, in quella struttura ho individuato la barriera del GIH, che non era altro che una barriera bioenergetica che seleziona gli impulsi. Ma vada a seconda degli stati d'animo? No. Quella viene costruita dal punto di vista educazionale, cioè è la struttura educazionale che la crea. Sì. E quella barriera cosa serve? Serve soltanto per non far andare fuori le teste delle persone. Per esempio, noi altri che avevamo anche il cervello rettile, cioè quando eravamo dei rettili, quel cervello che l'avevamo ancora, e anche quel modo di percepire il mondo che lo avevamo ancora. Però te vedi, Totti, se te cominci a percepire il mondo come un rettile, cosa ti succede? Come un serpente? Prova a vivere nella vita di tutti i giorni. Cioè, un bel casino, vero? Cioè, la roba non riconcepibile. Esatto. Per questo serve sto GH. Quella barriera praticamente seleziona gli impulsi, no? Cioè tutti quegli impulsi che sei in linea con quello che è la tua descrizione del mondo, cioè tutta la tua visione del mondo, passano. Gli altri invece vengono respinti. E come si fa a alterarla? Si altera con la percezione, con la concentrazione, che loro ti dà anche la disciplina per controllarla, oppure quelle droghe te offende, insomma. Ma ti sei buono a farlo? Con la concentrazione? Sì, lo faccio. O almeno penso di farlo, visto che nessuno mi misura. Ma ora tu, quando che te... Sì, ma non mi serve a niente, cioè... Se te vedi, anziché vedere il sole rosso, te lo vedi rosso, non cambia assolutamente niente. Cioè, non è che ti dà una visione diversa o più potere, capisci tu? Ti dà invece semplicemente scatenamento di situazioni allucinatorie. Ah, pensi che te avesse più dati, te riuscissi a inglobare più dati? No, te è soltanto delle possibilità se te usi e sognare o se te sospendi il giudizio. Allora te lavori in altri piani, ma quella che sei all'interno del mondo della ragione... No? Anche se ti percepisci le robe in maniera diversa, c'è sempre quelle cose che percepisci nella misura in cui le percepisci. Cioè, non è che l'albero cessa di essere un albero e ti deve sbattere forte, perché sei sempre nel mondo della ragione, sei sempre all'interno della natura. Capito? Cioè, non è che vai fuori dal mondo, vai in altri mondi della percezione, semplicemente vedi il mondo con occhi diversi. E serve la disciplina per farlo, se no uno va fuori la testa, insomma. Manicomi si è pieni di gente che da fuori così, Cioè, questo praticamente il gioco che capita. Sì, uno dei giochi è questo. Quando uno va via fuori la testa, esatto. Succede queste robe qua. Marco, però devo quasi metterti giù io adesso. Cazzo, è che vuoi altro? Dai. Ok, grazie della telefonata. Ciao. E devo chiudere qui la trasmissione, purtroppo, di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni.